2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. A fatica nasce l'Unione dei Comuni. In ritardo Gela, Butera e Niscemi riescono a approvare lo statuto che consentirà all'organismo che è stato creato di poter accedere a finanziamenti del PNRR e a fondi che sono importanti per creare lo sviluppo di un territorio. Ma come sempre, quando c'è di mezzo la politica, le cose non vanno lisce come dovrebbero, perché intanto si è arrivati molto tardi a questo risultato, quando il 30 giugno scadono i termini per presentare la programmazione strategica di questa Unione dei Comuni, cioè ciò che vuole raggiungere come obiettivo questo organismo e soprattutto come e con chi. Ma al di là di questo, a Gela almeno la politica ci riserva il solito teatrino dello scontro per la spartizione dei posti, perché ci sono 3 posti da assegnare nel Consiglio dell'Unione dei Comuni ad altrettanti consiglieri. Cosa si fa? Si litiga, si perde tempo, si sta a discutere se devono andare i consiglieri di maggioranza che è opposizione o l'opposizione che è maggioranza. Cioè, nessuno ha pensato di individuare, al di là dei colori politici, 3 persone competenti all'interno del consiglio comunale per quel tipo di attività che si deve svolgere. Nessuno ha fatto un passo indietro rispetto alle solite logiche della politica per dare a Gela la possibilità di partecipare a questo organismo con persone che abbiano le competenze, la preparazione adeguata per affrontare queste tematiche. Non ne mancano in consiglio comunale sicuramente di gente che la materia la può conoscere meglio di altri. Il teatrino che ci riservano è sempre il solito: lo scontro fuori e dentro l'aula, il rinvio strategico dei lavori di consiglio perché non c'è l'intesa, le discussioni infinite su come si deve votare, se con le griglie, se in un modo, se in un altro. Fino a quando la politica sarà questa, non c'è nulla di buono da sperare. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.